Benvenuti, allora siamo al terzo appuntamento di AD Impresa Docet e oggi abbiamo un'impresa, posso dire, leggendaria per chi si occupa di design, Magis, che è un'azienda familiare, un'azienda esemplare perché è un'azienda che noi chiameremo editor di design, perché di fatto lavora moltissimo con i fornitori e sono fornitori di diverso tipo, fornitori di progetto, i più importanti progettisti italiani e internazionali hanno lavorato con Magis e i fornitori di competenze, di know-how e quant'altro. È un'azienda che ha realizzato nel tempo delle icone del design e penso che oggi ne vedremo qualcuna e che è sempre stata un po' l'ambizione di un giovane designer. Cioè, faccio un progetto per Magis, sono arrivato oppure sono vicino ad arrivare ad una certa meta di visibilità, successo personale. L'ADI è l'associazione per il disegno industriale, facciamo anche questi incontri perché pur essendo un'associazione che ha la mia età, quindi non ve la dico ma ve la immaginate, ha fatto nel tempo tantissime cose, continua ad avere tantissimi progetti con Passo d'Oro, la D-Index, non riesco ad elencarli tutti perché sono davvero tantissimi e ha una particolare attenzione per il mondo dei giovani, di chi si affaccia come voi alla professione. Questo ciclo di, poi Massimo vi dirà meglio, è proprio ovviamente rivolto a voi questo ciclo di incontri per far sì che abbiate più presto possibile la visione di che cosa significa fare il nostro lavoro con le aziende, soprattutto con aziende importanti come la Magis e altre che avete già visto. Solo una parola sull'associazione o sul perché essere parte di un'associazione. Noi lo facciamo da tanti anni, anche Massimo è con me, lo facciamo a livello proprio di, come devo dire, passione. Stare insieme significa crescere insieme. Poter dare un contributo a un'associazione come quella dell'ADI significa poter creare un pezzettino del nostro futuro tutti insieme. Quindi la cosa che vi direi, l'invito è a seguirci e perché no, se vi va, a entrare. Ma non entrare per, come devo dire, vedere che succede, entrare per portare le vostre esigenze e portarle anche avanti. Noi saremo sempre vicini a voi. Grazie Giovanna, io sto comodo, mi ripresento, Massimo Farinatti, sono qui in sostituzione praticamente di Acerbis come rappresentante delle imprese di ADI, che ha promosso questa serie di incontri che si chiama Impresa Docet. Sono qui in qualità anche di rappresentante di tutti i designer di ADI e di ADI Lombardia. Quindi è già un esempio di come ADI è una cosa un po' strana, che è una filiera, non è un'associazione di designer, non è un sindacato, ma è qualcosa che riunisce intorno al progetto tutte le varie figure che lo vanno a comporre: le scuole, i designer, le aziende, i critici, la comunicazione e via di seguito. Ma cerchiamo di focalizzarci nella giornata odierna. Oggi andiamo a parlare di Magis. Magis ci farà entrare nel suo mondo, che voi conoscete, mi auguro anche abbastanza a fondo. Questo mondo è nato grazie alle intuizioni di un uomo, Eugenio Parazza, che come ha detto bene il vostro professore Francesco Zurlo, è imprenditore ed editore, unisce insieme queste due figure. Non è un costruttore, non è qualcuno che è nato facendo degli investimenti su dei macchinari che trasformano la materia, però è un uomo che, come noi, pensava che il design fosse in grado di dare significato alla materia. Oltretutto ha dimostrato nel tempo di avere una grande conoscenza di quello che è la frontiera della tecnologia e anche la frontiera del pensiero del design. Ha cercato di unirli assieme, ha cercato di rendere accessibile tutta questa cultura del progetto a un mondo piuttosto allargato. Una cosa che ho avuto così modo di assistere una volta a
una sua intervista che hanno fatto alla Biennale un paio di anni fa, e c'era un bel aneddoto di come ha cominciato con Magis. Lui diceva che lavorava in un'azienda che trasformava il tondino d'acciaio, faceva oggetti per la cucina, cose di questo genere, solamente che era un'azienda che non era design oriented, ma era un'azienda che cercava di guardare dove erano i successi commerciali, li riproduceva, li faceva magari anche meglio, li faceva pagare il giusto e si poneva sul mercato. Questo faceva sì che Eugenio Perazza si trovasse alle volte in imbarazzo con i suoi clienti, i suoi committenti. Allora provocatoriamente era andato dal suo titolare dicendo: ma noi possiamo e dobbiamo fare qualche cosa di differente, perché non vogliamo diversificare il mercato? Questo gli fa: beh, pensaci tu. E lui diceva che era in conoscenza con dei dirigenti di Olivetti e si sono confrontati. Questi gli hanno consigliato di chiamare un giovane designer, tale Richard Sapper. Lui l'ha chiamato, si sono confrontati, ha fatto capire, anche perché tornando in uno dei suoi giri aveva visto la sedia Wire prodotta da Knoll, e l'aveva acquistata, l'aveva portata in azienda, aveva chiesto al suo titolare: senti, per questa sedia quanto spenderemo a produrla? E questo gli ha detto circa il corrispettivo di una decina di euro, mentre lui l'aveva pagato un corrispettivo di 300 euro. Dice: questa è la strada per la nostra azienda. Quindi ha chiamato questo designer, ha cercato di metterlo d'accordo su quelle che potevano essere le potenzialità dell'azienda e potevano cominciare a fare questa nuova esperienza. Ha presentato il progetto al suo titolare, che non era d'accordo. Da lì ha cominciato a fare Magis, da lì ha cominciato a mettersi in gioco, da lì ha cominciato a studiare nuove tecnologie, a conoscere nuovi designer, e ha fatto l'azienda che praticamente oggi è in grado, attraverso tutti i suoi prodotti, di fare una cosa che a me piace moltissimo come designer, quella di raccontare una storia. Racconta la storia anche del luogo, racconta la storia di quelle che possono essere le potenziali artigianalità espresse dal luogo dove nascono questi oggetti, e lo trasporta felicemente in tutto il mondo. È una cosa per cui, quando ci troviamo ad andare dall'altra parte del mondo e possiamo sentirci orgogliosi di essere designer italiani, dobbiamo dire grazie anche a questi uomini che in maniera illuminata hanno saputo coniugare quella che è la nostra creatività, la creatività del suolo italiano, con anche questa creatività imprenditoriale. Magis è un'azienda italiana, come si può vedere dal logo, c'è un 4 davanti. Quest'anno è stato un anno importantissimo perché l'azienda ha compiuto il suo 40° anno di vita. Massimo ha raccontato sostanzialmente molto bene l'inizio. L'inizio è stato sinceramente molto difficile, e da alcune parole che ha detto prima Giovanna vi ha augurato di fare il mestiere che fa lei. Io non so se vi auguro di fare il mestiere che fa lei, io vi auguro di fare il mestiere per il quale provate tantissima passione, perché nel momento in cui c'è la passione, c'è il coraggio, c'è la forza di fare, il mestiere alla fine non pesa, diventa quasi un hobby. E il miglior privilegio a questo mondo è quello di fare del proprio hobby il proprio mestiere, per cui alla fine io mi auguro questo per voi. Io appunto vi ho detto che Magis è nata nella campagna veneta, e nella campagna veneta posso assicurarvi che nessuno conosceva questo nome, non si sapeva neanche che cosa volesse dire, perché comunque il design alla fine era nato qui in Brianza, per cui da alcune aziende, soprattutto da alcuni architetti che avevano bussato alla porta di alcune aziende. Per cui Eugenio Perazza in un certo senso era visto quasi come un fantasma nella campagna veneta. Questa persona che parlava di design, non si capiva neanche probabilmente cosa stesse facendo all'epoca. Nel nome Magis c'è già molto, perché Magis non è un inglesismo così che viene detto male. Magis è una parola latina che significa magis quam, più di. Questo più di cerchiamo di metterlo nei nostri progetti. Magis nasce con alcuni designer. Prima Massimo citava Richard Sapper. L'incontro con Sapper è antecedente alla nascita dell'azienda. Successivamente ci sono stati alcuni anni di grandi collaborazioni con Van Honk.
Il simbolo oggi dell'azienda è questo mulo, questo è tra l'altro il mulo disegnato da Konstantin Gricic proprio per i 40 anni, è un mulo in ghisa, per cui molto pesante. Quando io parlo della storia di Magis, mediamente divido il percorso in due fasi, una fase antecedente a Jasper Morrison e una fase posteriore a lui. Jasper entra nell'inizio degli anni 90, come voi potete capire all'epoca lui non era il Jasper Morrison che è oggi e Magis ovviamente non era quella che è oggi, però insieme si è cresciuti. Il primo prodotto è stato un portabottiglie, l'azienda da sola non fa nulla, il designer da solo non può far nulla perché comunque manca tutto e di conseguenza deve esserci sempre questa collaborazione fondamentale. Io non ho una laurea in design, per cui quello che so l'ho imparato sul campo in tutti questi anni, però il design per noi è un concetto molto, il concetto iniziale di design, di progetto intrinseco al prodotto stesso. Di conseguenza quando nasce un'idea, mediamente le idee nascono quasi tutte in Magis, si contatta il designer che secondo noi è più indicato a sviluppare quell'idea. E ovviamente contestualmente all'idea di prodotto, di progetto, si cerca di capire anche quale può essere la tecnologia migliore per realizzarlo. Di conseguenza fin da subito si cerca di incanalare o comunque di fare un team in cui c'è ovviamente il designer, c'è Magis e poi ci sono i partner produttivi. I partner produttivi possono essere i più variegati, posto che sono tutti italiani, la produzione Magis è ovviamente made in Italy. E qui ad esempio c'è una bellissima foto di quando la Chair One, questa sedia scheletro di Konstantin Gricic, esce dallo stampo. Il fatto appunto di non avere la fabbrica dietro, come vi ho detto, permette di avere sempre i partner migliori, di conseguenza noi possiamo permetterci il fatto di lavorare sempre con i migliori, proprio perché Magis non è legata oggi ad un materiale. Per noi, per tanti anni, la plastica è stata un po' il nostro riferimento, perché comunque il primo prodotto è stato un carrello con un tubo telescopico all'interno che ovviamente mescolava plastica, all'epoca ABS, con l'alluminio. Successivamente, però, inizio degli anni 2000, nelle nostre cartelle stampa c'era scritto Imagis è finita la dittatura della plastica. Questo perché? Semplicemente perché, tra l'altro in quegli anni lì era appena nata la sedia di Jasper Morrison, l'Air Chair, che comunque dal punto di vista tecnologico è stata una sedia importantissima e anche dal punto di vista della prestazione proprio tecnica del prodotto, eccola qui la sedia di Jasper. E la fine della dittatura della plastica semplicemente perché in quegli anni lì tantissime aziende si erano rivolte a questo materiale, semplicemente perché si pensava che fosse un materiale di facile lavorazione e soprattutto che riuscisse comunque a sopperire magari quella mancanza di idee che c'erano in altri settori delle aziende appunto che avevano questa sorta di riconversione. Perché appunto c'è stato questo cambio di paradigma, no? Quindi si è passato da un mondo che era quello della plastica a un mondo che era quello della pressofusione in alluminio. E tu hai detto prima proprio una bella cosa, cioè in base magari anche a delle vostre intuizioni e a delle vostre aspirazioni, sceglievate il materiale, la tecnologia da applicare e poi successivamente il designer. Perché proprio Konstantin è stato contattato per poter sviluppare qualche cosa con questo materiale e quale tipo di brief avevate dato a Konstantin? Ma anche qui c'è una storia simpatica. Allora Konstantin è una persona, prima che un bravissimo designer, è una persona splendida. E francamente noi oggi abbiamo la possibilità di poter scegliere e di poter lavorare con le persone migliori, perché alla fine il progetto deve essere un percorso bello e stimolante per entrambi. Cioè io sfido voi a fare un viaggio da qui a Roma con una persona che vi sta antipatica o con una persona che vi sta simpatica, per cui anche il lavoro è la stessa cosa, insomma è bello condividere delle cose. Konstantin in realtà è una persona che pensa in maniera diversa rispetto agli altri, che comunque cerca sempre delle vie alternative, non convenzionali. Comunque appunto l'idea era quella di fare una sedia in pressofusione d'alluminio che andasse sia sul mercato della casa che del contract.
E di conseguenza ne è nata questa sedia che io la definisco quasi sedia scheletro, cioè non è una sedia convenzionale, è una sedia impilabile. Tra l'altro il primo progetto è stato proprio quello della sedia su cono. E One, anche il nome è un po' bizzarro, non c'è in realtà un motivo particolare, se non il fatto che, infatti c'è un bellissimo video di Constantin in questi giorni che è stato pubblicato sul nostro sito, semplicemente perché era il primo progetto per Magis, per cui l'estensione del 3D era Magis One e alla fine è diventata Chair One. Credo che oggi Chair One sia diventata, correggimi se sbaglio Massimo, uno dei prodotti più conosciuti. È una di quelle cose che hai detto prima tu, è un'icona. Volevo capire se c'è l'idea di unire la tecnologia ai prodotti, cioè capire se possiamo uscire dal design così classico a prodotti interattivi. Ecco, se c'è una previsione in questo senso. Sì, ma dimmi cosa significa secondo te? Che c'è una tecnologia intelligente che ti permette di eseguire delle funzioni molto, molto semplici all'interno dei prodotti più classici. Ecco, volevo capire se c'è. Allora, non nell'immediato, nel senso che noi cerchiamo di fare discretamente quello che è il nostro core business. Dopo sicuramente ci sono degli altri aspetti che magari potranno essere sviluppati in futuro, per il momento non siamo preparati in questo senso. Quanti concept vengono portati all'azienda per un singolo prodotto, dal design? Allora, diciamo che in Magis arrivano tantissime idee di progetto da parte di tantissimi designer, però non è semplice, diciamo così, incontrare domanda e offerta sulla carta, nel senso che il design non sa che cosa l'azienda sta facendo e ovviamente è difficile che ci sia, diciamo così, un incontro casuale importante. Noi oggi lavoriamo con un certo numero di designer in maniera abbastanza consolidata, frequente. Di conseguenza ci sono delle idee di progetto e poi c'è uno sviluppo, noi lo chiamiamo una sorta di sviluppo di collaborazione ping pong, nel senso che c'è la prima idea e dopo è un continuo rimbalzare come nel gioco del ping pong tra lo studio del designer e lo studio di Magis. E questo è estremamente positivo, estremamente stimolante, estremamente ricco, perché oggi, in come tutte le discipline, tu da solo non fai nulla, hai bisogno comunque di un team, hai bisogno comunque di idee diverse. Per cui dipende un po' dai prodotti, nel senso che la sedia Air di Jasper Morrison, tutto sommato, ha avuto un percorso estremamente fluido, per dire. Quella di Giovannoni, invece, è andata avanti, credo, 3-4 anni il percorso, ma proprio perché a volte ci sono dei compromessi a cui bisogna scendere, perché la tecnologia a volte, per quanto noi cerchiamo comunque di arrivare ad un'estremizzazione in alcuni casi, non sempre questo è possibile, però diciamo che almeno mediamente almeno 3-4 prototipi vengono fatti. Sì, volevo chiederti rispetto alla linea MeToo, che poi è proseguita nel tempo, che anche questa è un'eccezione Magis, che è stata tra le prime a rivolgere l'attenzione proprio all'infanzia, che in genere riscuote molto successo quando si è negli anni universitari, che però è decisamente più complessa per le doppie auto. È anche però particolare perché ha raccolto il contributo di diversi designer con diversi prodotti. Ci vuoi raccontare prima come è nata questa idea di rivolgersi all'infanzia e poi anche come è stata la collaborazione, insomma la convivenza di designer diversi allo stesso momento? Ma l'idea nasce dal fatto che, io avevo una bambina piccola. E mio suocero cercava un tavolino per questa bambina perché la sua teoria è quella di circondare i bambini di cose belle e di conseguenza facendo questo li si educa al bello e al funzionale, che ovviamente è un ragionamento giustissimo. Il tavolo però non si trovava, è stato recuperato alla fine un tavolo su un catalogo tedesco, è un tavolo bellissimo in legno che però aveva un meccanismo in base al quale il bambino non poteva ovviamente alzare e cambiare l'altezza del tavolo da solo, aveva comunque bisogno di un adulto e di conseguenza viene sviluppata l'idea appunto di fare questo prodotto, di fare sostanzialmente un prodotto per i bambini.
negli ultimi anni tantissime aziende hanno fatto una linea di prodotto per bambino e la cosa più semplice è stata appunto riprendere il classico o comunque il prodotto più venduto dell'azienda e renderlo alla dimensione di bambino. Questo non è l'approccio di Magis. L'approccio di Magis voleva essere un approccio più umilmente ma comunque educativo, educare i bambini al bello e come vi avevo fatto vedere prima il cane era stimolante perché comunque ogni bambino poteva riconoscere il proprio cane all'interno. Poi c'è un tappeto bellissimo in cui c'è il mare, la sabbia oppure l'erba e anche qui l'idea era quella al bambino magari che vive nel, che ne so, al 20° piano del palazzo di New York ha comunque la possibilità di avere il mare sotto i piedi. E l'idea appunto era questa, per cui sostanzialmente educare i bambini al bello. Molto spesso i prodotti non erano neanche finiti, tipo c'è una casetta per bambini di Mariscal e ovviamente c'è anche ci sono tutta una serie di adesivi in cui il bambino può personalizzare questa casa sia con i pennarelli sia con gli adesivi. E anche qui il primo periodo tra l'altro ci ha aiutato nella tutta la fase di sperimentazione e di studio un pedagogo dell'inglese perché comunque il colore è fondamentale per il bambino, il materiale è fondamentale, però ripeto, anche qui l'idea Magis era quella di creare un qualcosa adatto per il bambino e che fosse di stimolo per il bambino stesso. Perché i bambini non sono dei piccoli adulti, hanno bisogno dei loro spazi, del loro modo di pensare, ovvio che devono essere educati per diventare adulti, però il percorso non è quello di farli diventare adulti semplicemente dando delle cose per adulti, per cui è un approccio totalmente diverso rispetto a quello che vedete negli ultimi anni sul mercato. Non dedicate solamente il vostro tempo alle aziende che producono mobili, tra virgolette, o complementi, via dicendo, perché in realtà il panorama delle aziende che necessitano di cultura del design è molto ampia e molto spesso questa cosa sfugge, per cui in realtà tutti vorrebbero disegnare una sedia, ma ci sono delle cose che necessitano molto di più di un designer, ma che magari vi sfuggono e sfuggono anche a noi, per carità, non voglio dire. Per cui, non lo so, iniziate da altro e dopo ovviamente con il tempo magari arrivano anche le passioni che voi volete, però comunque prima bisogna costruirsi le fondamenta e poi si va su.